Buonasera a tutti i nostri ascoltatori che ci stanno seguendo in diretta dalla pagina Facebook. Siamo qui per commentare al termine di gara 2 dei quarti di finale playoff del campionato di Serie 2 la vittoria della Giuova scappata ai danni della 9 più Casale Monferrato. Il risultato finale 77-55, premi il lavoro dei lumi di Concio Rossi che si portano 2-0 nella serie. Abbiamo qui con noi in sala stampa per un commento sulla partita il coach avversario, coach Andrea Valentini. Buonasera a tutti, la serie sulle 2-0 per Scafati, direi per quanto espresso le due partite in maniera giusta, soprattutto per quanto espresso nei quarti di entrambe le partite, abbiamo avuto un tracollo, questo va dato merito alla grande difesa di Scafati, la grande difesa fatta all'inizio della partita. Questa sera abbiamo migliorato il dato delle palle perse, da 5-24 abbiamo fatto 22, e un dato che fa sorridere, che abbiamo passato una palla con 7-8 nel secondo quarto, eravamo in controllo della partita. Ma questi sono i playoff, abbiamo fatto 6 assist invece di 4, il dato sarebbe da controllare. Quello che mi crea dei problemi sono le palle perse che facciamo, le palle perse inutili, le palle perse con le quali non regalano la palla agli avversari, che non hanno bisogno che non gli regalano la palla. E da questo punto di vista abbiamo fatto 2 palle perse in meno, ma gli abbiamo passato la palla. Gli avversari giocano con la maglia gialla, noi abbiamo giocato con la maglia blu, bisogna passare quelli con la maglia blu e non con la maglia gialla. Detto questo, ci prepariamo per gara 3, cercheremo di essere un pochino meno inconsistenti dal punto di vista delle palle perse, perché è un dato che questo ci fa male nel corso delle partite. Più di questo, voglio dire che poi alcuni passi sono passi di quelli con la maglia gialla e di quelli con la maglia blu, che quelli con la maglia gialla questa sera hanno tirato 23 tiri liberi e noi ne abbiamo tirati 12. Questo è un dato per la aggressività che mentre si è fatto in campo mi lascia un attimo in perplesso. Però, a parte del gioco, a parte di tutto, gli arbitri secondo me hanno fatto una buona partita, perché poi alla fine falli sono 24-22, evidentemente Scafati con una squadra più grossa, più esperta, riesce a subire dei falli nel momento del tiro, mentre sono molto più bravi a fare dei falli a metà campo senza essere in bonus. Questo fa parte della scaltrezza di giocare i playoff da tanti anni, invece di chi per la prima volta si può stare. Abbiamo dato del filo da torcere per 32 minuti. La prima partita l'abbiamo dato per il tiro da torcere per 26 minuti. Spero che a Casale riusciamo a fare una partita completa per 40 minuti. Mi piacerebbe fare due partite in casa, perché la nostra società tutta nuova se lo merita, perché i ragazzi con tutto il lavoro che hanno fatto in questa stagione se lo meritano, e perché non abbiamo dimenticato in queste due partite. La prima partita l'abbiamo giocata in condizioni, critiche. Oggi siamo riusciti a far giocare Guida, siamo andati un pochettino meglio, speriamo che con l'entro di Mattioni se riuscirà ad entrare il dico per noi. Cercheremo di vincere una per poter arrivare per 4. Questo è quello che ho chiesto agli spogliatori, perché ci è mancata la cattiveria agonistica a certi momenti della partita, e le palle perse sono figlie della cattiveria agonistica, e questo mi dispiace. Questa è una cosa che bisogna imparare. Abbiamo tanti giocatori giovani che sono alle prime armi con i playoff, che però bisogna crearla la generazione vincente. Sono adesso dei giocatori che hanno vinto tanti campionati, che stanno diventando un pochettino vecchi, e quindi deve essere creata una nuova generazione di giocatori che possono ambire a essere scelti per dalle squadre che possono
che vogliono fare il salto di batteria. Abbiamo tanti giovani e tanti che devono imparare a fare le cose per poter ambire a essere un giocatore che negli ultimi anni le società più importanti hanno voluto scegliere per poter ambire a fare il salto di batteria. Detto questo, la direzione per scappare limitatamente, ci vediamo a Casale e domani un altro giorno sto Coach, solo due osservazioni. La prima, più la gioia di ritrovare Williams o la rabbia di non averlo avuto in Verona? No, ma non c'è nessuna rabbia, cioè vuol dire, l'abbiamo riavuto, siamo contenti di riaverlo, pazienza, non c'era, cioè voglio dire, non è, il passato è passato, e domani un altro giorno sono sorto, cioè quindi non si può pensare a quello che è stato, perché se dovessimo pensare a quello che è stato, noi oggi giochiamo la 37ª partita del nostro campionato e in completo, sai quante ne abbiamo giocate? Pochissimo. 4. Quindi 4 su 37 è un leggermente peggiore la nostra, adesso mi viene da ridere, noi da 3 punti abbiamo fatto 5 su 26 e in campionato abbiamo 4 su 37 al completo, quindi voglio dire, no, passato è passato. L'abbiamo avuto, ha dato il suo contributo questa sera, speriamo di avere Nicolò giovedì, che è il nostro capitano, una delle persone più esperte di questo campionato. Speriamo di vincere, cioè noi giovedì vogliamo vincere per poter dare la gioia ai nostri tifosi di fare due partite in campo. Ecco, sono avanti, chi vince, come si vuol dire, chi vince festeggia, chi perde il tempo. Coach, invece dal punto di vista tecnico abbiamo visto che hai adottato in più frangenti una soluzione con un solo post e quattro esterni. Sì. Scelta voluta o dettata dalla necessità? Voglio dire, a un certo punto mi hanno detto, ma lui c'ha quattro falli, lui c'ha quattro falli, ragazzi, lui c'è solo questo, cioè a un certo punto avevamo lui che i falli, eravamo solo dei piccoli che erano in grado di poter stare in campo, di poter cercare di difendere, perché poi qua quando hai quattro falli giustamente la squadra avversaria ti viene ad attaccare quando hai il quinto fallo. La stessa cosa è successa nel secondo quarto, quando avevamo Renato contro falli, Germano contro falli, abbiamo cercato di giocare con i piccoli, però purtroppo è una cosa che abbiamo sperimentato in quest'ultimo periodo, perché da 16 dicembre nel 2021 io ho avuto solo la testa nella mia parte del campionato. 5 esterni ce l'ho da poco, quindi anche provare a giocare con 4 piccoli prima mi era impossibile perché dovevo giocare con 3 lunghi e al limite con 2 piccoli. Però ci dobbiamo adattare e tutto l'anno che ci adattiamo alle emergenze è una cosa che abbiamo provato, giustamente poi Scafatti ci ha messo in grado di difficoltà nell'ultimo quarto perché i giocatori più esperti di noi, giocatori che hanno molto più campo, minuti giocati in questa serie playoff, sui superamericani, ci sta. Quindi, vediamo cosa verrà la prossima partita, abbiamo 2 giorni di viaggio, un allenamento, vediamo se riusciamo a recuperare un o meno e poi spero di poterci rivedere qui a martedì prossimo. Ci sono domande? Grazie coach. Prego, grazie a voi, complimenti.